Questa sera, al termine dell'anno, ringraziamo. Lo facciamo sia personalmente che assieme, e ringrazio davvero tutte le autorità che ci ricordano questa casa comune con i loro tanti, molteplici, importanti, decisivi servizi, e poi ognuno di noi che abita in questa casa comune e il cui servizio è sempre importante. Lo facciamo e perché in ogni cosa, ci invita l'Apostolo, rendete grazie e ringraziamo di tutto, perché in ogni cosa, anche in quelle più difficili, a volte insostenibili, possiamo vedere lo spiraglio di luce che ci fa sentire infinitamente amati da Dio. Per questo ringraziamo. La gratitudine sarà sempre più grande del dolore. Scriveva Et Illesum mentre stava per essere portata sui treni diretti nei campi di concentramento nazisti dove venne uccisa, ma senza che il male inquinasse la sua anima, perché era piena di Dio. La gratitudine sarà sempre più grande del dolore. Se abbiamo poca gratitudine, non è perché abbiamo ricevuto poco, anzi, spesso non sappiamo riconoscere i tanti doni che abbiamo. A volte li scambiamo per diritto, per merito, per possesso, oppure, presi dai nostri affanni come Marta, ci sentiamo addirittura abbandonati da Gesù. Abbiamo preteso molto e atteso poco. Quando tutto diventa pretesa, siamo sempre scontenti e finiamo per fare crescere dentro di noi l'incomprensione o il rancore. Chi invece attende, cioè guarda con speranza il futuro e lavora per questo, si sa ringraziare e si sa accontentare, cioè impara a godere di quello che ha. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto non ti lascerò e non ti abbandonerò, ricorda la lettera agli ebrei. Accontentarsi è tutt'altro che rinuncia, ma matura consapevolezza di quello che si ha e serena ricerca, non per sé, ma per gli altri, di quello che serve. Così i 5 pani saziano tutti se si condivide il poco che si ha. All'inizio dell'Avvento Papa Francesco ha ricordato che la vita è qualcosa che lo sappiamo, ma in realtà non lo impariamo mai fino in fondo, che la vita non dipende da quello che abbiamo. Tanto che finiamo per vivere, diceva Papa Francesco, di cose e non si sa più per cosa. Si hanno tanti beni, ma non si fa più il bene. Le case si riempiono di cose, ma si svuotano di figli. Si butta via il tempo nei passatempi, ma non si ha tempo per Dio e per gli altri. Ecco, quando si vive di fatto per le cose, di fatto, queste non bastano mai. L'avidità cresce e gli altri diventano facilmente intralci nella corsa e così si finisce per sentirsi minacciati, si alza il livello dell'insoddisfazione. Capiamo poco, in realtà, che c'è molta più gioia nel dare che nel ricevere. Perché se non riceviamo, pensiamo di non contare, di non avere valore, di subire qualche ingiustizia. E quando doniamo, ci sembra di privarci del nostro, invece di usare quello che siamo e di possederlo proprio perché lo regaliamo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora ringraziamo. Ringraziamo perché è il primo modo per riconoscere che abbiamo ricevuto, molto, anche nelle difficoltà, per scrollarci di dosso il pretendere, per non impadronirci dei doni come se fossero un merito e soprattutto per ricevere insieme al dono anche il donatore e poter godere del suo amore. Allora sì che i doni diventano preziosi, perché non sono anonimi. Non troviamo qualcosa, ma colui che ci ha regalato tanto.
di cui abbiamo bisogno, verso cui abbiamo un debito di amore che è anche una fiducia verso di noi che si paga solo con amore. Lo scorrere del tempo ci induce anche ad un serio esame di coscienza e a non procrastinare le decisioni come se avessimo sempre tempo. Per farlo abbiamo davvero bisogno di metterci di fronte a Dio. Non bastano infatti le nostre infinite interpretazioni, perché poi queste sono sempre di fronte a noi stessi. Ci serve sentire personalmente il suo amore per capire chi siamo, lasciarci guidare da Lui che è la verità e che illumina tanta oscurità del cuore e del mondo e ci aiuta a fare un serio esame di coscienza. Abbiamo bisogno quindi di perdere un po' di tempo con Gesù, smettendo di agitarci, perché nella preghiera e nella carità troviamo il senso del nostro cammino e la nostra missione. Chiudiamoci un po' nella stanza del nostro cuore, ascoltando la sua parola rivolta a noi. Lasciamoci raggiungere e guardare da Dio, senza scappare, perché il suo amore, liberi da tanta apparenza, ci aiuti a capire i nostri atteggiamenti, le loro conseguenze, a scoprire anche il peccato, a chiedere perdono, a dare valore al tanto che abbiamo e che siamo. Ringraziamo, esaminiamo la nostra vita e infine scegliamo. Scegliamo. C'è tanta sfiducia dentro e fuori di noi, tanto che questa diventa come un sistema difensivo e quindi aggressivo. Porta a guardare con ostilità il prossimo, non coltivando più la speranza di cambiare questo mondo o semplicemente, l'altro giorno sono andato dagli scout, di renderlo migliore di come lo abbiamo trovato. È una delle indicazioni chiarissime degli scout, ma vanno bene per tutti. Lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Essere cristiani oggi, in questo cambiamento di epoca, richiede a tutti, soprattutto, una scelta di umiltà, cioè di metterci al servizio del prossimo come si è e anche come è il prossimo. Qualche volta ce lo scegliamo noi. Nella mia città d'origine si direbbe ce lo capiamo noi, come la verdura. Il prossimo si ama come è, non come vorremmo che fosse. E anche viceversa, il prossimo ci amerà per come siamo e per non come dobbiamo essere. Stiamo restaurando il portico di San Luca. Vorrei che questo segno distintivo della nostra città lo restaurassimo un po' anche ognuno di noi, con l'attenzione e la sensibilità per il nostro prossimo, con il perdono che restaura quello che la divisione rovina, con l'amore che ripara i guasti prodotti dal tempo e dall'indifferenza. I portici sono spesso imbrattati e rovinati anche da letture di parte, perché sono per tutti, non di qualcuno, e richiedono l'impegno di tutti. La Chiesa non è mai di una parte, perché sarà sempre e solo dalla parte di Cristo e quindi dalla parte delle persone, portico che unisce la Madre alla città degli uomini, perché possiamo riconoscere sempre nell'altro il nostro prossimo. Restauriamo allora le relazioni con le persone e anche tra le persone, con la pazienza, l'ascolto, gli umanissimi sentimenti del Vangelo, come Gesù al pozzo che avvia un dialogo impossibile con una donna samaritana. Non servono convenevoli eleganti,
occorre tanta misericordia, vera, concreta, verso tutti. Non basta fare quello che posso, dobbiamo sempre cercare di fare quello che serve. E tutto può essere riparato, ma dalla misericordia, che rende nuovo ciò che è vecchio. Il restauro inizia da ognuno di noi, da non abituarsi al male, da non pensare che non è affare mio, ma da ripararlo con i piccoli gesti concreti e possibili a tutti. E non pensiamo che non serva a niente. La vita, dall'inizio del suo concepimento sino alla fine, ha sempre bisogno di tanto amore, di tanta protezione. Penso alle sofferenze più nascoste, come quelle psichiche, a chi non è padrone di sé, alle malattie degenerative, a chi deve lottare con problemi enormi come le disabilità, che hanno bisogno di tanto sostegno, di tante barriere abbattute e non di pietismo. Pensa agli anziani che sono lasciati nell'anonimato della solitudine e hanno bisogno di tanta vicinanza, di tanta protezione. Se serve un intervento decisivo per il problema della natalità, occorre anche aggiungere tanta vita agli anni e non solo tanti anni alla vita, come ha scritto Enzo Bianchi. E infine penso a chi è diventato schiavo delle micidiali dipendenze, alle quali non possiamo mai abituarci e che senza tanto amore e tanta determinazione non possono essere liberati. Quanta sofferenza allora richiede una città umana, ben disposta, che non ha paura di aggiustare quello che sembra sbagliato. Se devo chiedere, come ogni anno, un impegno a me stesso e a tutti, vorrei chiedere il dono della pazienza, che ci aiuti a sapere aspettare, a restaurare poco alla volta, ma a restaurare quello che il male rovina, a non etichettare subito, a non esigere risposte compulsivamente, ma a guardare oltre lo spazio, perché solo nel tempo cresce quello che il seme già contiene. E la tanta pazienza di Gesù anche con ognuno di noi. L'anno che viene, se Dio vuole, speriamo di celebrare qui, a Bologna, la beatificazione del servo di Dio Olinto Marella. È un padre che regalò misericordia e ricorda a tutti la gratuità. La sua memoria ancora oggi così viva, perché vera, vicina, esigente e allo stesso tempo piena di tanta umanità, ci aiuti a sentirci noi responsabili degli altri, a contribuire ognuno all'accoglienza dei tanti orfani di oggi, ad adottarli perché abbiano un futuro e che questo richiede pazienza e sacrificio. Grazie, Signore Dio della vita, dei tanti doni, del tuo amore. Insegnaci a restaurare la nostra vita insieme agli altri, la nostra relazione con il prossimo, perché tu sei l'inizio e la fine di ogni nostra parola, perché tutte le tue lettere sono parole di amore.